In questo video facciamo una piccola parentesi perché oggi non parliamo di romanzi, ma parliamo di una biografia, la biografia di una milanese eccezionale. Oggi, come vi ho detto, parliamo di una milanese famosa, che è tornata alla ribalta della cronaca perché le è stata dedicata una statua qualche mese fa in Piazzetta Belgioioso a Milano. Anche perché l'anno scorso c'è stato il 150° anniversario della morte, quindi è per questo che è stato un po' rispolverato questo personaggio che, come vedremo tra poco, è Cristina Trivulzio, Trivulzio di nascita e Belgioioso di matrimonio. Me ne sono occupata, anche se appartiene all'Ottocento, quindi lontanissimo dal Medioevo, del quale prevalentemente io mi occupo da tanti anni, perché ho avuto l'onore e il piacere di tradurre una sua bella biografia per le Edizioni Meravigli. Una biografia scritta da un autore americano, Whitehouse, nel lontano 1906, ma mi spingo a dire che è una delle cose migliori che siano state scritte su Cristina. Cristina nasce nel 1808, nel bel mezzo della parentesi del Regno d'Italia di Napoleone, nella Milano, che per quel breve giro d'anni ne fu proprio capitale. Nasce e cresce nell'ambiente della nobiltà milanese anti-austriaca ed è quella l'aria che respira fin da piccola, diciamo. Poi rimane orfana di padre solo a 4 anni, sua madre si risposa con il marchese Visconti d'Aragona, e che da qui poi avrà altri figli. E questo marchese è un personaggio perennemente coinvolto in cospirazioni anti-austriache, quindi Cristina, fin da piccola, cresce in quella Milano che è quella di Federico Confalonieri, di tutti quei personaggi anti-austriaci che prima o poi passano tragicamente dalle carceri dello Spielberg. E in quel solco, appunto, cresce e matura. Poi sposa giovanissimo Emilio, il principe di Belgioioso, e condivide con lui questa una certa passione politica. Romanticamente parlando, la loro unione fu un disastro, però rimangono comunque legati nel corso della vita. Insieme, per esempio, aderiscono al primo periodo degli ardori mazziniani, un po' troppo rivoluzionari, no? Poi, man mano, lei sviluppa un pensiero, soprattutto verso la fine della sua vita, più equilibrato. La sua cifra sarà sempre la passionalità, questo melodramma. La sua carriera di nemica dell'Austria si consolida subito con Metternich che le sguinzaglia addosso i segugi della polizia austriaca in Francia, soprattutto a Marsiglia, viene percepita proprio come rivoluzionaria, infatti il titolo è La principessa rivoluzionaria, giusto appunto. In archivio di Stato a Milano ci sono i rapporti della polizia austriaca che sono veramente un capolavoro. Sembrano paparazzi a caccia di gossip, è una cosa che fa quasi ridere, non sembrano neanche dei serissimi ufficiali della polizia austriaca, no? Ma torniamo alle cose serie. Chi era Whitehouse, l'autore? Rampollo di una dinastia di banchieri newyorkesi, coltissimo, fa il diplomatico in America Centrale in un momento molto difficile, di rivolte sanguinose, e conclude poi la sua carriera diplomatica in Svizzera. È in Europa che si appassiona alla storia ottocentesca del vecchio continente e soprattutto italiana. È qui che scocca la scintilla con la sua Cristina e decide di fare riemergere questa figura da quello che percepisce subito essere un colpevole oblio nel quale la si era fatta sprofondare in qualche modo. Una donna forte, eroica, sognatrice, idealista, acume politico notevole, specialmente negli anni maturi, chiacchieratissima in vita e dopo, dimenticata da un risorgimento che prima la usò senza comprenderla e poi la dimenticò. Ma Whitehouse era un diplomatico e soprattutto americano, non italiano, quindi riesce a capire nel modo corretto. C'è una frase molto rivelatrice alla fine della biografia che più o meno suona così: il Valhalla della storia italiana non verrà certo sminuito se si vorrà concedere a Cristina il posto che le spetta insieme ai martiri e agli eroi dell'unità nazionale. Una battuta neanche tanto sottile, che la dice lunga su quanto Whitehouse avesse intuito delle ragioni di quell'assurda coltre di silenzio sotto la quale a un certo punto si decide di seppellire questa donna incredibile. Lui, Whitehouse, invece, decide di
Descrivere in modo equilibrato la sua passione politica, la sua vita, usa documenti, non pettegolezzi, si attiene alle fonti con molto rispetto anche umano, un gentiluomo che entra sempre in punta di piedi anche nella vita privata di Cristina, che ha tanti drammi. Sono proprio quindi orgogliosa di averlo tradotto, mi piace, mi è piaciuto tanto. Tra l'altro scrive benissimo, è stato un piacere leggerlo e tradurlo, ma questa eleganza della prosa riflette anche un'eleganza di pensiero, di prospettiva storiografica non da poco. Quella di Cristina fu una vita complessa. Inizia con la clandestinità in Francia, abbiamo accennato, dove riunisce intellettuali e cospiratori prima a Marsiglia, poi a Parigi, dove costituisce questo salotto celeberrimo, splendidamente frequentato, tutti gli intellettuali dell'epoca sono passati di lì e poi nel 1838 c'è un'amnistia per cui torna a Milano, l'amnistia di chi aveva delle pendenze di tipo politiche con l'Austria. Torna a Milano dopo l'esilio dorato in Francia e se da Parigi aveva cercato di interessare l'Europa e il mondo alla vicenda italiana, il gioco dello straniero, eccetera, quando torna però si rintana nel suo possedimento di locate, dove si dedica ancora alla politica, ma affianca una attività di latifondista illuminata. Whitehouse la chiama la signora dell'abbondanza in questo periodo, una definizione che trovo azzeccatissima. Compie esperimenti sociali, asilo, scuola, mensa, laboratorio, assistenza sanitaria, istruzione soprattutto per le fanciulle, perché lei, Cristina, aveva avuto un'educazione splendida, no? Se la poteva permettere, ma avrebbe voluto che fosse così anche per le altre ragazze. Poi c'è la parentesi delle 5 giornate del 48, torna a casa con la teatralità che la contraddistingue, portandosi dietro da Napoli su un battello a vapore che attracca Genova, i volontari, poi marciano verso Milano. Volontari che non si capisce bene che ruolo abbiano avuto, se abbiano giovato alla causa o siano stati un danno, probabilmente era la seconda ipotesi. Ma è lo slancio quello che rimane, l'organizzazione della spedizione, no? Questo ardore è sempre un po' sfrontato di Cristina. E tutto quello che toccava, questo era il suo modo. Poi, l'anno dopo, nel 49, la disastrosa Repubblica Romana, anche lì si dà un grande da fare. Fa la Croce Rossa in Antelitteram, ma con altre donne specialmente inglesi, si mette a organizzare i volontari, coordina gli ospedali. E poi, delusa dalla rovina politica di tutti i sogni, su cui aveva investito molto emotivamente e finanziariamente, decide di cambiare vita. Si trasferisce in Anatolia, dove compra una tenuta, un'oasi di pace, manda tra parentesi dei resoconti splendidi sulle condizioni di vita in Oriente appuntate su una rivista celeberrima francese dell'epoca, tutti i suoi viaggi, gli spostamenti. Chi fu davvero Cristina? Personaggio a tutto tondo, inizia come cospiratrice, l'abbiamo detto, fa la leonessa dei salotti, fa perfino la teologa, scrive dei ponderosissimi volumi sulla formazione del dogma cattolico, poi traduce in francese Vico. Di tutto. E poi fa la filantropa che scrive agli altri latifondisti lombardi perché sollevino le masse dalla miseria. Poi fa la viaggiatrice in Oriente, una parabola ricchissima. Dal radicalismo mazziniano, poi Carlo Alberto, Cavour, passando per tutte le fasi possibili e immaginabili su come si sarebbe potuto arrivare in modo migliore all'unità d'Italia, arrendendosi poi all'annessione al Piemonte e ai Savoia, per forza. Cristina muore a Locate nel 71, 10 anni dopo l'unità d'Italia, unita non proprio come lei avrebbe voluto, ma pazienza. Insomma, una donna straordinaria. E lei era così, teatrale, eccessiva, per certi versi invece spontanea, tratti ingenua, sempre appassionata. Ed è bello riscoprirla da quel famoso, ridarle il posto nel famoso Valhalla tramite la biografia del Whitehouse. La prima volta che passate da Piazzetta di Belgioioso, rivolgete un pensiero alla nostra Cristina. Alla prossima storia.